mattino 6 per questo venerdì 8 aprile. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Santa Giulia Billar, Vergine. Allora vediamo subito la sua storia. Nacque il 12 luglio del 1751 da una famiglia agiata a Chiuvilly. 16 anni dopo la miseria colpì la famiglia e Giulia fu costretta a lavorare. A 22 anni fu colpita dalla paralisi alle gambe. Sotto la guida del suo parroco si dedicò alle pratiche di pietà e al catechismo dei bambini. Costretta alla fuga durante la rivoluzione francese perché accusata di nascondere dei sacerdoti, si diresse ad Amiens, dove incontrò padre Varenne, superiore dei padri della fede, il quale la convinse a fondare un'organizzazione per l'educazione cristiana delle fanciulle. Cominciò nel 1803 la vita in comune con alcune compagne, pronunciando i voti nel 1804, anno in cui avvenne la miracolosa guarigione delle sue gambe. Superiora nel 1805 allargò la sua opera fondando scuole, soprattutto in Francia e in Belgio. Nel 1809, a causa di false calunnie, fu costretta a lasciare la sua casa, ma tutta la comunità la seguì a Namur in Belgio e nel frattempo cambiarono il nome in Suore di Nostra Signora di Namur. E anche in Belgio seppe diffondere le sue fondazioni. Fervente e devota al Sacro Cuore, ebbe anche in dono di estasi e miracoli e morì a Namur l'8 aprile del 1816. L'etimologia deriva dal latino Iulia o Iulia, che era la forma femminile del cognome romano Iulius, tipico della gens Iulia, sacro a Giove, oppure dal termine greco Iulos, languinoso, dalla capigliatura crespa, e dal cognome derivano i nomi Giuliano, Giuliana, e anche a Giulia viene talvolta ricondotto il nome Giulitta. E allora per questa giornata da parte nostra l'auguro a tutti coloro di nome Giulia, Giuliana, Giulio o Giuliano. Ora invece vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Ryanair si apre uno spiraio Pescara, il ministro Delrio rivede la norma, ma per evitare i tagli bisogna decidere entro giugno. E un legale pescarese cita per danni la compagnia low cost per 4 ore di ritardo nell'aereo. A centropagina la bomba ecologica dell'ex discarica di Montesilvano, allarmi ignorati da 13 anni e i rifiuti finiscono nel saline. Nelle cronache su Pescara, cittadino denuncia la banca, beffa, carichieti, così ho perso 40.000 euro. E poi a Francavilla l'assalto in banca, rapinatori denunciati 3 anni dopo il colpo. Sempre su Pescara il voto del 17 aprile, il referendum, l'elenco dei 518 scrutatori. E di taglio alto stasera l'anticipo, il Pescara ad Avellino, si affida ai giovani, tocca al baby Ventola. Le scelte di Oddo in difesa, l'età media è di 19 anni. Vediamo i titoli di apertura del quotidiano. Vediamo il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. In apertura invece vediamo, prima del Messaggero, andiamo a vedere quelle che sono l'apertura del quotidiano, la città. E allora facciamo così, vediamo prima l'oroscopo e poi apriamo i nostri titoli. Giornata entusiasmante, è il momento di raccogliere quanto è stato a suo tempo seminato. La vita amorosa è sempre in primo piano, il rapporto a due prende sempre più slancio. Toro, questo è il giorno che fa per voi, vi regala opportunità, grandi energie, mente acuta e riflessi scattanti. Le occasioni in campo professionale e finanziario non mancheranno, non lasciatevi però tentare dall'avidità. Gemelli, una giornata fatta apposta per l'introspezione, per ascoltare la voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dal baccano. Dedicatevi con generosità a un amico che ha fatto molto per voi in passato. Oggi siete nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o per proporvi per un incarico di rilievo. Avvolto in un'aura di passionalità, il rapporto con la persona amata ritrova entusiasmo e complicità. Leone, le stelle vi arrecano qualche disagio, suscitando strane sensazioni e oscure fantasie. Avete bisogno di tranquillità, ci vogliono massaggi rilassanti, training, autogeno, esercizi di respirazione e un po' di sonno in più.
Vergine, il cielo è ben disposto nei vostri riguardi. Il calore e l'entusiasmo che sprigionate in questi giorni sono molto apprezzati da chi vi circonda. L'amore viaggia a tutta birra, che favola! Bilancia, apparite intraprendenti e pronti a usare qualche passo azzardato, anche a rischio di mettere in gioco l'equilibrio per acquistare maggiore autonomia. I problemi materiali hanno poco a che fare con l'amore, meglio tenerli fuori. Scorpione, una giornata di cielo grigio può capitare, prendetela con filosofia e guardate avanti fiduciosi, più che gioie, oggi per l'amore son dolori, se continuerete a marcare stretto il partner. Sagittario, affrontando gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento decisivo, riscuoterete parecchie soddisfazioni. Curate il corpo e adottate una tecnica di rilassamento. Capricorno, oggi sì che ve la passate bene. Complice l'intuizione e la sensibilità, sembra che qualsiasi problema si risolva senza sforzo da parte vostra. Grandi soddisfazioni dal rapporto amoroso. Acquario, non sarà una giornata di tutto riposo. L'accavallarsi degli impegni, le discussioni in casa e un po' di ansia vi mettono di cattivo umore. Mantenete la calma ed evitate di scaricare sugli altri il vostro malumore. Pesci, la stabilità emotiva promossa dalla Luna nel lavoro farà di voi un punto di riferimento prezioso per l'intero staff, alle prese con intralci vari. In amore, usate la chiave giusta per creare un clima di complicità. E allora vediamo i titoli di apertura del Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Il mercato etnico, blitz e sequestri, Pescara, vigili urbani e polizia tra le bancarelle dei senegalesi. Nell'area di risulta sequestrati decine di bustoni con articoli contraffatti e caccia agli ambulanti abusivi. E poi Pescara, il verde cancellato, scontro tra perizie per salvare i pini. Rogo nel deposito, un uomo in fin di vita, un cinquantenne di Sulmona ricoverato a Napoli, il proprietario del locale. Il compleanno l'11 aprile 1266, la prima rifondazione della città, le 750 candeline dell'Aquila. Ancarano i talpannelli, due indagati, vigile fuori dal coma. Parla Cantone, Carichieti decide l'Unione Europea. E poi di Taglio Alto la Dea Bendata, Villa Magna gratta e vince mezzo milione, caccia al fortunato. L'aereo perduto, Ryanair forse ci ripensa, il 20 l'incontro con Alitalia. La Serie B, prova del fuoco ad Avellino, per il Pescara di Oddo. Ora invece andiamo sulle pagine nazionali del quotidiano Il Centro. La politica, i nodi, Rina Junior ha parlato da mafioso. I vertici Rai, Maggioni e Dall'Orto in antimafia. Bindi e Grasso criticano il porta a porta di Vespa. E poi il TAR sgomberare la storica sede PD di via Giubbonari. Parte il piano banda larga, l'annuncio entro il 2020, internet per tutti a 30 mega. Di Taglio Basso, Galan, triste, ritorno alla Camera, la giunta per le elezioni applica la legge Severino, decadrà da parlamentare. Politica e affari, le indagini, la guidi, tre ore dai PM, io persona offesa, dossieraggio contro Del Rio, il ministro vuole andare in procura e Renzi dichiara chi sbaglia paga, non siamo il governo delle lobby. Casaleggio smentisce l'uscita di scena e avverte non mollo i 5 Stelle. E di spalla sempre Movimento 5 Stelle, Italia in macerie, Grillo si appella al capo dello Stato. Regeni dall'Egitto, dossier incompleto, vertice Roma-Cairo, gli inquirenti italiani non soddisfatti dal materiale portato dai loro colleghi. Oggi il secondo round. E poi troppi migranti, chiudiamo il Brennero, Vienna avverte, in arrivo via mare in 300.000, a Roma li fermi, Papa Francesco a Lesbo il 16 aprile. Oggi un incontro tra il ministro Alfano e il suo collega austriaco, non ci possiamo permettere una nuova ondata come nel 2015, e intanto Erdogan minaccia l'Unione Europea, rispettate gli accordi. I VIP italiani smentiscono mai commesso illeciti. Panama Papers da Verdone alla D'Urso tutti negano. Oltre a 100 nomi, Cameron prime ammissioni, trema il presidente argentino e Putin attacca e l'Espresso pubblica tutti i 100 nomi.
E poi con Facebook Live, la cronaca in diretta dal vostro quotidiano, una nuova opportunità per il giornalismo sui social media. Al via gli streaming video per i fan delle nostre pagine. La guida facile sulle pensioni a riposo in anticipo, le proposte, ritirarsi prima dal lavoro, ecco le ipotesi in cantiere. Estensione opzione donna, prestito pensionistico e anticipo con penalizzazione. Il governo ci sta pensando, assegno più basso ai lavoratori che accetteranno. E poi il blocco del ricambio in azienda penalizza le nuove assunzioni. Le regole in vigore, in pensione in anticipo, meglio aspettare i 62 anni. Il consiglio vale per chi non vuole ritrovarsi l'assegno mensile penalizzato, per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio del 1996, occorrono 63 anni e 7 mesi. E poi donne usurate, un aiuto in più, lavoratrici in pensione anche a 57 anni, ma con una forte penalizzazione. Le minime a chi toccano gli 80 euro in Abruzzo sono oltre 30.000 i pensionati che vivono con l'assegno più basso, i piani del governo. Draghi, Europa a rischio shock per il presidente della BCE, la disoccupazione potrebbe creare una generazione perduta. Il Consiglio dei Ministri, oggi il governo vara il DEF, il PIL rivisto al ribasso. Apriamo la pagina regionale, Ryanair pronta a riavvicinarsi a Pescara, si apre uno spiraglio nella trattativa per evitare i tagli dei voli. Il ministro Delrio rivede la forma, ma bisogna fare entro giugno per richiesta diretta proprio di Ryanair. Ieri a Roma c'è stato l'incontro tra il governatore d'Abruzzo, i rappresentanti della regione e il ministro Delrio. Il caso è quello dei tagli della Ryanair per la tassazione che è stata maggiorata dal 1° gennaio, e questo è il resoconto. Vediamo. Il Ministero ha confermato e rilanciato il suo impegno per la riduzione in tempi certi dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Questa è la frase chiave della nota emessa dal Ministero dei Trasporti a margine dell'incontro tenutosi questa mattina con i vertici di Ryanair e di Regione Abruzzo e Sardegna, a cui ha partecipato anche il ministro Graziano Delrio. Dunque si apre uno spiraglio positivo nella difficile trattativa per far restare a Pescara il vettore low cost irlandese che 2 mesi fa aveva annunciato l'abbandono delle basi di Pescara ed Alghero proprio in conseguenza dell'aumento delle tasse aeroportuali. Più in generale, continua il MIT, verrà compiuta dal Ministero una disamina puntuale per ridurre gli oneri impropri sul funzionamento infrastrutturale al servizio del turismo. Inoltre, nell'ambito delle politiche di incentivazione per gli aeroporti e le compagnie aeree, il Ministero apre concretamente alla possibilità di rivedere le linee guida a suo tempo emanate per fronteggiare le problematiche inerenti alla sostenibilità di esercizio degli aeroporti minori e insulari. Soddisfatto il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, che ha visto un atteggiamento di lealtà sia da parte degli operatori economici che da parte del Ministero dei Trasporti. Se Ryanair dovesse lasciare i 2 scali, dice D'Alfonso, verrebbero meno 3 milioni di voli l'anno, una questione non di poco conto anche per le eventuali ricadute economiche. Restano critiche le opposizioni in Regione Abruzzo, con Forza Italia che annuncia la richiesta di ulteriori dettagli in merito alla giornata romana di D'Alfonso in occasione della seduta urgente e straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'emergenza dei trasporti è richiesta proprio dai consiglieri azzurri. Ancora sulle pagine del centro una denuncia per un ritardo e un dirottamento per gli aerei. Ieri un avvocato scrive a Ryanair: rientro con 4 ore di ritardo per nebbia, chiedo il rimborso. E poi di taglio basso la campagna informativa della ASL e i dati sul consumo. Attenti all'alcol, 230 le patologie legate al suo eccesso. Nei paesi con più legalità c'è anche più ricchezza. Il presidente dell'anticorruzione Cantone e Legnini al convegno della D'Annunzio. Un sistema ad alto tasso corruttivo si chiude all'innovazione e ai giovani. Una tavola rotonda organizzata all'Università di Chieti ieri con rappresentanti delle università, con il rappresentante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il sottosegretario del CSM, si è parlato di quelli che sono i danni dell'illegalità sull'economia del Paese, non solo del Paese. Queste sono state le dichiarazioni più importanti. Vediamo. Una
Senato, la rotonda dal titolo Corruzione economica e democrazia pluralista. A presiedere rappresentanti dell'Ateneo di San Paolo, Brasile, di Buenos Aires, Argentina e di Napoli. E due uomini di diritto, da un lato Giovanni Legnini, vicepresidente del CSM, e dall'altra Raffaele Cantone, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutto ruota intorno al concetto di equilibrio Stato ed economia. Quando lo Stato debba avere in carico di intervenire con indirizzi di politica economica e quando invece, viste le mutate condizioni, la crisi abbia imposto di cambiare i paradigmi sociali. È proprio Giovanni Legnini a sottolineare come oggi i vincoli europei si frappongano all'obbligo dei nostri paesi di soddisfare i diritti dei cittadini con regole ferree. Per un verso ho l'obbligo di soddisfare alcuni diritti, io Stato, per un altro verso avrei intenzione di soddisfare i diritti, per un altro verso ancora ho necessità di superare l'avverso ciclo economico, per un altro verso mi devo attenere, ho l'obbligo di attenermi al vincolo. Questo è il cuore del problema che il nostro Paese ha affrontato, a mio modo di vedere, ha affrontato in questi anni e continua per una parte importante ancora ad affrontare. Il dualismo tra economia e diritto è il perno dell'intervento di Raffaele Cantone, che apre il suo discorso con una domanda: quali sono le conseguenze dell'illegalità sul sistema economico? Perché spiega, solo quando si avrà chiaro l'immobilismo che crea la corruzione si potrà capire l'importanza della libera concorrenza. La corruzione è un sistema che blocca l'economia, poiché impedisce l'ingresso di nuovi attori. Mica la corruzione è un sistema unilaterale, c'è una pubblica amministrazione cattiva, corrotta, che impone le tangenti e povere persone che pagano le tangenti. Questa è una visione assolutamente sbagliata. La corruzione è un classico reato contratto, ovviamente lo dico agli studenti, è un reato plurisoggettivo che ha la struttura tipica di un contratto, dove c'è un idem velle, c'è un rapporto per il quale due persone vogliono la stessa cosa. Una denuncia del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, consigliere regionale, dice: consiglieri gratis al Vinitaly, vergogna, pur percependo una media di 13.000 euro mensili di stipendio per i consiglieri regionali abruzzesi che intenderanno partecipare al Vinitaly 2016, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deliberato il rimborso per l'hotel, la trasferta e il ristorante. E lo denuncia la consigliera Marcozzi: mi è arrivata la comunicazione dall'ufficio della presidenza in cui si avvisava che un'eventuale partecipazione alla kermesse vitivinicola sarà considerata missione, pertanto rimborsata dalla regione. E poi di spalla la ricerca in mare di idrocarburi, Trivelle, Petrol Celtic rinuncia al permesso tra Molise e Abruzzo. Di taglio basso la CGIL, da domani una raccolta firme per i diritti dei lavoratori. Apriamo la pagina di Pescara: io beffato dalla banca di cui mi fidavo, imprenditore denuncia Carichieti, ho firmato a mia insaputa per obbligazioni ad alto rischio e ho perso 40.000 euro. E poi raggiri telefonici, attenti alle chiamate dei finti addetti Enel. Una decina le denunce arrivate all'associazione Arco da parte di altrettanti utenti truffati. I professionisti del raggiro si intendono anche di erogazione di energia elettrica, stando alla decina di segnalazioni, soprattutto da parte di anziani. L'associazione Arco dei consumatori, diretta da Franco Venni, annuncia vertenze legali. Secondo quanto riferisce lo stesso Venni, i truffatori, forniti di numeri di cellulari degli ignari cittadini, contattano i malcapitati che sul display vedono apparire il prefisso della capitale, lo 06. Chi risponde, rispiega Venni, viene subissato di domande trappola del tipo: vorrebbe consumare meno energia, vorrebbe risparmiare, e se la risposta è sempre positiva si passa alla fase esecutiva, quella decisiva. Ci dà il codice POD identificativo personale dell'utente che trova sulla bolletta per effettuare il passaggio. A questo punto chi ha bocca, pur non avendo effettuato nessun passaggio ufficiale, si trova con la disdetta e con bollette da pagare mai autorizzate. Cosa deve fare il cittadino per difendersi? Innanzitutto, rispiega Venni, non deve mai dire accetto. Le aziende serie, col consenso dell'utente, effettuano una registrazione nella quale si fa una domanda precisa: intende passare dal gestore tot al gestore tot? È ovvio che questa pratica può essere usata dai truffatori.
E poi di spalla la richiesta voglio i miei soldi, il risarcimento, si parla sempre del caso delle banche, rivolgersi alla procura, Gifuni si è rivolto tramite un avvocato alla Carichieti per chiedere che gli vengano restituiti 40.000 euro spariti e per sollecitare il risarcimento dei danni subiti, ma ancora da quantificare. La risposta è arrivata solo dalla nuova cassa di risparmio di Chieti e non dall'istituto di credito con cui ha avuto a che fare l'imprenditore, cioè con la vecchia banca. E allora ora noi lasciamo le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questo venerdì è l'avvio del weekend, è stata una settimana all'insegna della nebbia e anche del freddo, delle temperature un po' più basse. Qual è quali sono le previsioni per il weekend? Ma Francesca, diciamo che la nostra penisola, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, è interessata dalla risalita di una perturbazione proveniente dall'entroterra algerino e tunisino che in queste ultime ore ha raggiunto gran parte delle nostre regioni peninsulari, Abruzzo compreso, e ha favorito un aumento della nuvolosità e anche delle precipitazioni che al momento risultano comunque di debole intensità, ma risultano caratterizzate dalla presenza di sabbia africana, perché insomma c'è anche sabbia africana in sospensione in quota, e quindi con le precipitazioni e la pioggia insomma risulta caratterizzata appunto dalla presenza di questa sabbia africana. Nelle prossime ore continueremo ad avere un cielo piuttosto chiuso su gran parte della nostra regione, con possibili ancora banchi di nebbia sulla fascia orientale della nostra regione e dei rovesci che tenderanno però ad intensificarsi sul settore occidentale e sulle zone montuose, soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, mentre in serata assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni a partire dal settore occidentale in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata di sabato. Però poi dal pomeriggio invece giungerà una nuova perturbazione, stavolta di origine atlantica, che se da un lato spazzerà via sia la sabbia africana presente in sospensione e favorirà una generale diminuzione delle temperature, dall'altro provocherà un nuovo peggioramento del tempo sulla nostra regione a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio sera, con dei rovesci localmente anche a carattere temporalesco in estensione dal settore occidentale verso la fascia orientale della nostra regione, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quindi tempo in peggioramento anche nella seconda parte della giornata di sabato. Per quel che riguarda invece la giornata di domenica, Francesca, gli ultimi aggiornamenti mostrano ancora un tempo ancora incerto, soprattutto al mattino, in particolar modo nel Chietino e sulla fascia orientale, ma poi la tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e un miglioramento del tempo a partire dal pomeriggio. Questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre, noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni Dario in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, qui troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore. E come sottolineiamo sempre, sulla destra troverete le quattro webcam sulle quattro province abruzzesi per monitorare in tempo reale tutto il territorio. Noi suggeriamo anche due profili Facebook. Uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, troverete tutto quello che è presente sul sito, tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore, la situazione sul territorio. Ma noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, come la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma registra gradi, temperatura e quello che è l'avvio di giornata, i bollettini aggiornati che troverete anche nelle altre pagine, e poi ci sono gli strumenti di rilevazione meteo, dove viene spiegato per gli appassionati meteo quello che è il lavoro dell'esperto, e troverete soprattutto le segnalazioni degli utenti, foto e video postati sulla bacheca di Giovanni De Palma dagli utenti per segnalare situazioni particolari incontrate sul territorio, così da mettere al corrente da un lato Giovanni e dall'altro tutti gli utenti connessi alla pagina, quindi noi lo suggeriamo per muoversi in sicurezza. Giovanni, allora io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6.
Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Met. Torniamo sulle pagine del centro per parlare della tassa di soggiorno. Ieri ancora seduta di consiglio comunale, la tassa sui turisti bloccata dallo scontro in consiglio. L'opposizione contesta la nuova imposta. Presentati oltre 700 emendamenti, arriva in un momento sbagliato e non si sa dove finiranno i soldi incassati. E poi di taglio basso la morte in ospedale, nominato il super perito, il consulente del caso Cucchi, dovrà chiarire la condotta dei tre medici indagati per la fine di Elvira Ferri. Di taglio basso l'omicidio senza colpevole, delitto Bucco, l'udienza slitta a luglio. E poi Viale Regina Margherita, i pini pericolosi si possono salvare. A Pescara la direttrice dell'orto botanico di Penne, Caterina Artese, contraddice l'agronomo del comune sul taglio degli alberi. E poi di spalla gli operai al lavoro per le potature e lo sfalcio dell'erba. Un'altra denuncia, questa volta da parte dei commercianti, una segnaletica inesistente o sbagliata, il centro isolato. Commercianti esasperati dalle chiusure al traffico e dalla concorrenza degli ambulanti. C'è chi si rivolge alla procura, comune e regione non ascoltano. A centropagina la polizia municipale ha censito 130 operatori, un blitz al mercatino dei senegalesi, sequestrata la merce contraffatta, un'operazione avvenuta nella giornata di ieri. Di taglio basso le ordinanze del sindaco lungo fiume, resta il senso alternato, prolungati divieti, stop alla sosta in via dei Marzi sulla riviera sud. E poi l'inviato di Striscia, prof di ottimismo al Galilei. Mattinata di festa nell'aula magna del liceo scientifico di via Vespucci, dove ha fatto tappa il tour Non ci ferma nessuno di Luca Abete. E poi protesta per il regolamento comunale sullo scuolabus, un prof per 50 ragazzi. Sistema salute, sport e cibi sani contro i tumori, la LILT fa lezione all'Acerbo. Progetto Erasmus Plus dalla Tinozzi in Spagna per la classe europea. Per 10 studenti di seconda media una settimana di lezione con coetanei di 4 paesi. Un'altra notizia, gli auguri dell'amministrazione al coreografo pescarese premiato in Florida. La rapina in banca, scoperti dopo 3 anni a Francavilla, il colpo da 60.000 euro a San Giovanni Teatino, 2 palermitani rintracciati grazie alle telecamere, ma scatta solo la denuncia. Queste le immagini delle telecamere interne. E poi verso il voto a Francavilla, Uniti a Sinistra va con Di Renzo. Pronto il manifesto ufficiale della lista civica, difenderemo la città. La lezione di Alex Zanardi agli alunni. Il pilota Francavilla racconta la sua vita dopo l'incidente. Dice: ogni giorno è un dono. A Montesilvano la bomba ecologica, l'ex discarica abbandonata, gli allarmi ignorati da 13 anni e ora i rifiuti finiscono nel saline. Dal 2003 il ministero avvisò il comune e chiese più volte la bonifica del sito di Villa Carmine, ma nessuno intervenne. E queste sono le immagini di quelle che sono state ovviamente le operazioni. Come detto, la notizia è quella del sequestro dell'impianto di Villa Carmine, si parla di percolato che colava nel fiume da diverso tempo, di alto inquinamento, e allora arriva il sequestro da parte della Capitaneria di Porto e arrivano anche visi di garanzia. Vediamo. Bomba ecologica sul saline. Di ieri mattina la notizia del sequestro da parte della Guardia Costiera nell'impianto di Villa Carmine. Il provvedimento, firmato dal GIP del Tribunale di Pescara, è stato necessario a causa del grave degrado causato all'ambiente. Si parla di percolato che sfociava direttamente sul fiume. È una discarica che già nel momento in cui venne individuata presentava delle criticità, perché era proprio a ridosso dell'alveo del fiume e quindi con delle problematiche già note a suo tempo, tant'è che anche per questa ragione il saline è diventato prima sito di interesse nazionale e poi sito di interesse regionale per quanto riguarda l'inquinamento. Ieri è intervenuto questo sequestro ad opera della Capitaneria di Porto, ma rientra, diciamo così, nella più ampia attività che è stata svolta dalle forze di polizia sul territorio, anche su richiesta di questa amministrazione, perché l'obiettivo è quello di cercare di portare il risanamento nel fiume Saline, fare sì che il saline
viene da problema possa diventare una risorsa. Si è parlato di responsabilità del commissario ad acta. Il commissario ad acta ha ricevuto un avviso di garanzia, credo che fosse un atto dovuto. Adesso nel merito della questione io non voglio entrare perché comunque c'è un'attività di indagine in corso. Ciò che mi preme è la salvaguardia dell'interesse e della tutela della salute dei miei concittadini e dei turisti che verranno qui a Montesilvano, quindi dobbiamo procedere in tempi rapidissimi a cercare di intervenire e risolvere il problema. E da parte del sindaco arriva anche un'ordinanza. Vieta l'uso dell'acqua, lo stop all'irrigazione e alla pesca e oggi avverrà l'incontro con il sottosegretario alla regione Mario Mazzocca. Il giorno dopo Francesco Maragna ha emesso l'ordinanza di divieto di prelievo e utilizzo a scopo irriguo delle acque del saline, di pesca e di balneazione della discarica alla foce. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Restiamo a Montesilvano per una truffa. La truffa della Ferrari su internet. Concessionario perde 30.000 euro. Montesilvano Rossi racconta il raggiro. Mi hanno clonato 3 assegni per concludere un affare. Il truffatore è riuscito a riscuotere i soldi, ma ho salvato la Mercedes che voleva in permuta. E poi Montesilvano e Città Sant'Angelo, esenzioni, ticket. La fila finisce in lite, restano i distretti e i cittadini in coda chiamano i carabinieri. A Città Sant'Angelo furti, il caso arriva ad Alfano. Senatore di Noi con Salvini presenta una interrogazione. Penne e popoli al voto, il Movimento 5 Stelle debutta e già mischia le alleanze. Grillini e Vestini puntano su Falconetti. Domani la prima uscita nella Val Pescara, attesa per il centrodestra e a Manopello il Partito Democratico si affida alle primarie tra l'assessore Ciammaichella e la docente Di Donato. Apriamo la pagina di Chieti, le dimissioni dell'ex rettore. Salta la nascita del CDA dell'Università Telematica. L'effetto cucurullo è immediato. Rinviato il Brindisi con la holding di Malta, il rettore nomina del Federico presidente della Fondazione D'Annunzio. Il Palazzo di Vetro, la sede dell'Unidav, verrà ceduta all'istituzione slovacca per una cifra che potrebbe essere del tutto simbolica. Edilio prende tempo e glissa sulle domande. Le operazioni per salvezza e il rilancio dell'Ateneo da Vinci condotte in modo ineccepibile. La pagina di L'Aquila, Sulmona, tolta in tempo una bombola a gas, avvolto dalle fiamme, grave un cinquantenne. L'uomo era sceso nella cantina della sua abitazione per spegnere un incendio divampato forse per un cortocircuito. Il ferito è stato trasferito con urgenza nell'ospedale Cardarelli di Napoli, specializzato nelle terapie contro le ustioni e la prognosi per adesso rimane riservata. L'Aquila ha insediato Mennini, il nuovo PG, l'alto magistrato. Il mio primo pensiero va ai terremotati. E poi Civita d'Antino, morso dalla vipera, salvo un giovane fuori pericolo dopo essere stato sottoposto a profilassi antiveleno. Trapianta all'Aquila, dona i reni e salva 2 persone, grazie da Chieti e Teramo. La pagina di Teramo, il credito che cambia, Castiglione Pianella prende BCC Teramo. Esce di scena a Roma, l'istituto del mobiliere Savini incorpora Viale Crucioli con l'aiuto del sistema nazionale e regionale. E Artoni dichiara tutti volevano una soluzione locale, correntisti e personale saranno garantiti. Di taglio basso Alba, 2 cittadini arrestano il ladro, proprietario di appartamento e un parente, bloccano l'albanese che stava rubando e lo portano in caserma. Andiamo sulle pagine del Messaggero. Dal governo garanzie a Ryanair. Il ministro Delrio promette tempi certi per la riduzione delle tasse addizionali aeroportuali introdotte a gennaio. Si è aperto uno spiraglio sulla possibilità che la più grande compagnia low cost europea non abbandoni lo scalo pescarese. Convocato mercoledì 20 aprile invece a Fiumicino il vertice tra l'Alitalia e le regioni Abruzzo e Umbria. E poi Costituzione, economia e democrazia pluralista è stato il tema del convegno internazionale. La lezione di Legnini e Cantone, più legalità uguale più PIL. E anche qui se ne parla. Di taglio basso, via l'appalto di 22 milioni di euro per gli impianti sciistici a Castel di Sangro. E poi rifiuti, Mazzocca ribadisce il no agli inceneritori.
A Pescara scontro di perizie per salvare i pini dal taglio. Loredana Di Paola del Forum Abruzzese dell'Acqua dice: nessun pericolo di crollo, basterà tenere gli alberi sotto un costante monitoraggio. Gli ambientalisti contestano le ragioni del consulente incaricato dal comune e studiano proposte per l'incontro di lunedì. Sfalcio delle erbe, l'assessore Di Pietro illustra il piano di manutenzione del Parco delle Meraviglie, va a un'associazione. E poi la tassa di soggiorno, 710 emendamenti per stabilire la destinazione dei soldi. Lo scontro politico ieri in Consiglio Comunale a Pescara, slitta oggi la discussione con le opposizioni che incalzano Cuzzi, ritirato il DUP. Il processo, donna morta in ospedale, in carico ai periti per valutare le responsabilità di 3 medici. E poi l'udienza, l'omicidio Buc, i parenti si oppongono alla archiviazione. Anche qui il blitz e i sequestri al mercato etnico. La polizia municipale e la squadra volante passano al setaccio la merce presente sulle bancarelle a caccia di griff false. Prelevati numerosissimi bustoni con articoli contraffatti, controlli sugli ambulanti senegalesi per stanare gli abusivi. Ci sono stati momenti di tensione durante l'operazione che prelude al trasferimento dei venditori nelle fiere rionali. E poi centro commerciale del 3 Gemme sulle ceneri dell'ex consorzio agrario. Il comune ha già dato il nulla osta, lavori al via tra qualche mese. Si parla di riqualificazione, bonifica avviata dopo lo sgombero dei disperati e pronto il piano di recupero della struttura. Ex hotel nel degrado, Damario rischia di pagare i danni. La Corte dei Conti chiede 180.000 euro all'ex manager dell'ASL e al dirigente di Intino per l'operazione dell'albergo Paradiso. La struttura, acquistata per oltre 1 milione, doveva ospitare pazienti con disagio psichico. Svettano le gru nei centri pescaresi terremotati. 7 anni dopo, da Popoli Appenni, in fase di erogazione di contributi per 82 milioni, l'ufficio di Cugnoli lavora a pieno ritmo. Discarica sequestrata, è vietato l'utilizzo dell'acqua del Saline, la bomba ecologica. Arriva, come abbiamo visto, l'ordinanza del sindaco Maragno. All'Aquila, mega parcheggio di Colle Maggio, maxi transazione con Impregilo. Accordo tra il comune e il colosso che reclamava soldi per i ritardi. Si chiude con 11 milioni in 3 anni con primo pagamento entro luglio. Queste le grandi opere. E poi il caso Arredi e riunione sanità è stato violato il 6 aprile. Questa è la polemica in corso. La mamma di uno studente fiaccolata, che partecipazione, una lettera scritta da un genitore. E poi il blitz, i cani scovano hashish in alcune scuole, complessivamente ispezionate dai carabinieri, 25 aule per un totale di 650 studenti. Investito dalle fiamme, grave un 50enne, l'uomo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata a Napoli con ustioni di terzo grado su mani, braccia e tronco. I medici sono ottimisti sulla possibilità di salvargli la vita. L'incendio si è sviluppato in uno scantinato adibito a deposito. Ancora sono sconosciute le cause che hanno generato il fuoco, tra le ipotesi una sigaretta o anche un cortocircuito. A Sulmone il divieto di avvicinarsi alla moglie dopo le botte, questa la restrizione. E poi ad Avezzano, morso da una vipera mentre lavorava, il giovane stava rimuovendo delle foglie nei pressi di San Vincenzo, Valle Roveto. Apriamo la pagina di Chieti, si parla della Thales, il no dei sindacati al confronto al Mise, conto per le donazioni, destinato a saltare il tavolo di lunedì al Ministero dopo il rifiuto del management francese di incontrare la delegazione di Chieti. Si fa più dura la vertenza a difesa del polo tecnologico, una pagina Facebook per chiedere aiuti oltre che solidarietà. E poi sulle cronache, a casa da 5 giorni i rappresentanti sindacali sospesi dalla Daico, le RSU tentano di ricucire. Di taglio basso vinti 500.000 euro al bar Eden di Villa Magna. E poi Carabinieri in azione, presi i rapinatori in trasferta e recuperata anche la merce rubata.
A Lanciano, ecco gli asfalti elettorali. Appaltata la sistemazione di numerose strade della città, il sindaco Pupillo dice: raccogliamo i frutti di anni di sacrifici. E l'opposizione va all'attacco. Siamo i soliti cantieri che, guarda caso, si è scelto di fare prima delle votazioni. Scuola e viabilità ha chiesto di spostare di mezz'ora la chiusura pomeridiana su Corso Roma. E poi all'ospedale San Pio arriva la Stroke Unit, siamo sulle cronache di Vasto. A Teramo, l'IZS, il nuovo direttore, ecco i miei progetti. Mattioli dice: bisogna essere al passo dei cambiamenti. La nuova sede di Colle Atterrato costerà 51 milioni, i finanziamenti arriveranno dal Ministero. E poi liste d'attesa, l'ASL alza la bandiera bianca, scarso numero di operatori, strumentazione inadeguata. Violenta l'ex fidanzata trentenne, a processo, la ragazza teramana all'epoca minorenne si è costituita parte civile. Il caso: sequestrato bus per la gita, era per il servizio di linea. Il comune guerra le slot machine, a Giulianova l'assessore al commercio Grimi lancia la crociata. Troppi bar e pizzerie strutturati come sale giochi, allertata la polizia municipale che a breve partirà con i controlli. Non più tollerati i comportamenti ambigui. La posizione che intendo esprimere è fornire la certezza agli operatori che hanno macchine abilitate. E poi il rogo alla Italpannelli, il vigile è uscito dal coma, indagati intanto i due operai di una ditta esterna impegnati nelle operazioni di saldatura. A Roseto il caso Onorante, il Partito Democratico Pavone si dimetta. E ad Alba sorprendono due ladri, li arrestano, i proprietari avvertiti da vicini li scoprono dentro casa e li portano dai carabinieri. L'Aquila festeggia il compleanno, rinacque l'11 aprile di 750 anni fa. E poi dopo 30 anni riecco i Tre Moschettieri, il revival arriva in teatro. Apriamo la pagina dello sport con la Serie B, il Pescara alla prova del fuoco. Biancoazzurri con 8 assenti in campo stasera ad Avellino, difesa tutta da inventare, Oddo fa debuttare il baby Ventola. Il tecnico dice: dobbiamo ritrovare fiducia nei nostri mezzi e sfidiamo una squadra forte che ha una classifica bugiarda. Non ce la fa neanche Zampano, a centrocampo torna Bruno in attacco, fiducia a Verde. E Sebastiani Iannascoli, la guerra avrà tempi lunghi. E la società, non so cosa vi aspettavate, ma niente doveva succedere e niente è successo, se non che è stata votata la ricapitalizzazione come era nella norma. Il presidente Daniele Sebastiani minimizza il voto discordante in assemblea sull'approvazione del bilancio. Non entro nel merito nelle scelte degli altri soci, spiega, e credo che chi ha votato contro, quando arriverà la scadenza annuale di giugno, si renderà conto di come stanno effettivamente le cose. Alla scadenza del primo semestre una società calcistica può anche accumulare delle perdite che a fine stagione possono trasformarsi in attivo se saremo bravi a fare delle plusvalenze. Non ha invece voluto fare dichiarazioni ufficiali Danilo Iannascoli, il quale sta valutando l'ipotesi di appellare la prima decisione negativa del giudice dell'Aquila sulla sospensione del bilancio. Cragno, salvezza, la Virtus ci crede, parla il portiere rossonero, la nostra forza è lo spirito di sacrificio e lo dimostreremo anche contro l'Entella. Dopo due mesi torna a parlare da Versa, sono rammaricato per com'è finita, c'erano rapporti umani molto forti. E poi la Lega Pro, Vivarini ordina Teramo, adesso si cambia marcia, il tecnico carica i biancorossi in vista della gara di Siena. Da qui alla fine della stagione voglio 5 grandi prestazioni dalla mia squadra e possiamo farcela. Andiamo sulle pagine dedicate allo sport del centro e anche qui iniziamo dalla Serie B e dal Pescara perché stasera il match. Oddo dice: la linea verde per fermare l'Avellino, al Partenio nell'anticipo con 3,97 nel reparto difensivo. Il tecnico conferma Mandragola centrale e poi Vitturini a destra e l'esordiente Ventola a sinistra. Fuori 8 titolari, Marcolin le defezioni bianco-azzurre possono crearci problemi di approccio alla gara. E poi i precedenti, lo scorso anno, l'ultimo KO al Partenio. Finì 3-2 per i campani con la doppietta di Pettinari per i biancoazzurri.
E poi scatta l'ora di Ventola, dopo Vitturini debutta un altro baby, il Jolly della primavera è chiamato a sostituire Zampano e Di Battista dice bravissimo e giocherebbe anche in porta. Ancora a Serie B la scommessa di Cragno, domani le due Virtus a confronto, arriveremo a quota 51, il portiere del Lanciano, il nostro segreto, giocare l'uno per l'altro. L'entella è tosta ma noi siamo più determinati e Boldor è stato operato al ginocchio. La Lega Pro, la Tegola, l'Aquila per Prato, fuori anche Milicevic, bloccato da un problema al quadricipite triarico. Vinciamo per onorare le vittime del sisma, questo l'impegno. E poi ancora Lega Pro, il Teramo, Vivarini scuote, il Teramo ora grandi prestazioni. La Lega Pro, il tecnico e la gara di domani a Siena, stadio importante, stimoli alti. Petrella in campo dal primo minuto, le noci in panchina e Cinciarelli ancora out. Ieri c'è stata la conferenza stampa del tecnico Vincenzo Vivarini, ascoltiamo. Ma lì andiamo a fare una partita di campionato, quindi c'è un piglio diverso, un aspetto diverso. È una squadra poi, oltre allo stadio, ma è una squadra molto molto blasonata. C'ha dei giocatori molto di grande carriera, quindi secondo me gli spunti per avere una grande motivazione ci sono tutti. A me piacerebbe tantissimo fare una grandissima prestazione e tornare con un bel risultato a casa. Noi come Teramo dobbiamo essere contenti delle prestazioni che abbiamo fatto, perché secondo me anche quest'anno squadre che ci hanno dominato, che ci hanno sottomesso, non le abbiamo trovate. E è chiaro che poi per fare meglio ci vuole la completezza, diciamo, di tutto, di una società, di una squadra, di una rosa, di uno staff tecnico. Deve funzionare e deve avere anche quel pizzico di fortuna che ti permette magari di ambire a qualche altro traguardo. Petrella questa settimana si è allenato con continuità. È la prima volta che accade, quindi penso che cercheremo di valutare, di farlo giocare di più di un tempo, quindi penso che partirà dall'inizio. E poi abbiamo questi problemini Speranza e Cenciarelli, che sono problemini muscolari e bisogna andarci un attimino molto cauti, però sono sulla via di guarigione, però ancora non si sono allenati con la squadra e non penso che verranno a Siena. Ora sulle pagine del quotidiano La Città, anche qui il caso Ryanair potrebbe rimanere a Pescara. Al termine del summit tra regione, azienda e ministero si apre uno spiraglio per la permanenza della compagnia aerea. Il tavolo presenti a Roma, il ministro Graziano Del Rio, i governatori di Abruzzo e Sardegna e anche i vertici aziendali. E poi a Sulmona il giudice allontana un settantenne geloso della figlia e della ex moglie. Salvini lunedì all'Aquila, la visita in città per verificare la ricostruzione. E poi a Teramo, BCC Teramo si fonderà con Castiglione, inversione di rotta per l'Istituto Teramano, dalla soluzione romana si apre la strada federativa. A Teramo denunciato per violenza sessuale dall'ex fidanzata, all'epoca minorenne. Di taglio basso l'iniziativa, il sottoscritto una convenzione con l'Ateneo per i tirocini extracurricolari destinati agli studenti teramani. Il tour dell'INPS fa tappa all'Università di Teramo col bus previdenziale. Campitelli condannato per minaccia all'apprendista, la lavata di capo degenerata in insulti a un giovane dipendente va a sentenza. Il ragazzo aveva registrato tutto. La cronaca, autobus della gita sequestrato dalla polizia stradale. E ancora cronaca, raffica di furti tra le case di Ponte Messato. L'istituto zooprofilattico festeggia i 75 anni, i sindacati invece no, il direttore Mattioli fa il punto su sfide e obiettivi, i rappresentanti dei lavoratori ricordano i problemi irrisolti. E poi di spalla le dimissioni e l'IZS, tutto il PD schierato con la scelta di Manola Di Pasquale, l'annuncio è stato quello dell'abbandono del Consiglio Comunale. Il comune passa all'auto ibrida, ha siglato un patto con Toyota per l'uso e la diffusione di mezzi a basso impatto ambientale. E poi di spalle i quartieri Brucchi e Seccia in visita al cantiere di Colle Atterrato.
Sulla provincia il vigile del fuoco ferito si sveglia dal coma. La procura intanto iscrive nel registro degli indagati i due operai che lavoravano sul tetto alla Italpannelli. I divieti in attesa dei risultati definitivi restano in vigore, i divieti di raccolta nel raggio di 5 chilometri. E poi a Bellante il Movimento 5 Stelle avrà un suo candidato alle elezioni amministrative. Il gruppo dei Grillini si organizza per sfidare una sinistra troppo ottusa e una destra troppo consenziente. Di taglio basso anche urbanistica, tra i progetti presenti anche la realizzazione di un mega giardino botanico da 90.000 metri quadri. Il Consiglio Comunale di Bellante approva il nuovo piano regolatore. Bloccano il ladro e lo portano in caserma. I cittadini eroi sorprendono un albanese in appartamento e lo affrontano. Ad Alba Adriatica, ad avvisare il proprietario di casa e il cognato, sono stati i vicini insospettiti dai rumori. A Tortoreto ha approvato il consuntivo senza l'assessore al bilancio. La dissidente di Pangrazio non si presenta al voto e il sindaco va avanti lo stesso. Caso delle trivelle, Tortoreto bene, comune scende in campo per il referendum. E poi a Giulianova nessun consumo del suolo, Mastro Mauro smentisce Arboretti. Siamo la giunta più verde di sempre. Il piano regolatore, abbiamo diminuito di 2/3 le potenzialità di edificare previste in quello precedente. La sanità, Riccardo Mercante, solleva un problema sottovalutato dopo la chiusura dei punti nascita, ospedale senza servizio d'emergenza per i neonati. L'intervista a Roseto, un'opposizione che sa dire solo no. Pavone, sono divisi e sanno solo contestare un'amministrazione che ha lavorato e sta lavorando molto. Quello dell'Arena Quattro Palme, un progetto che potrà e dovrà riportare il terreno delle rose di basket estivo. E poi l'inaugurazione e taglio del nastro per la piazza intitolata La Guardia Costiera. Presenti il presidente della provincia di Sabatino, il viceprefetto D'Agostino, il capitano Moretti, sempre su le cronache di Roseto. La pagina dello sport, Teramo, Petrella dal primo minuto a Siena. Vincenzo Vivarini rilancia il suo attaccante per trovare i gol decisivi utili per centrare la salvezza matematica. Giovani promesse, altri due baby biancorossi sono stati convocati con la rappresentativa Under 16 di Lega Pro. Il calendario ufficiale, il programma degli ultimi turni di campionato, dopo Siena e Lucchese, biancorossi a Pistoia sabato 23 aprile con incontro ore 17, in casa con la Spal il 1 maggio ore 15 e a Pontedera domenica 8 maggio alle 18. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.